Ciao fragoline! Allora, nuova recensione. Iniziamo bene. Cosa ho detto? Non lo so. Vi dico come mi sono trovata con SoShape. Allora, è passato tanto tempo, tanti anni, più o meno 2 anni, quasi 2 anni in cui l'ho comprato, in cui l'ho provato. E allora, me ne mancano due da provare. Che sono questi qua, questi, adesso ve lo faccio vedere, e questo. Allora, ne ho due. Ho il cappuccino da provare e il frappè al lampone. Sono due cose. Dato che è passato 2 anni, io non so se non so la scadenza di questi perché non c'è scritto, per cui se sono scaduti e fanno schifo, ovviamente li butto. Se invece sono buoni ancora perché sono chiusi, allora meglio. E ovviamente li assaggio insieme a voi nel video, che sono gli ultimi che mi restano. Vi spiego, vi do diciamo una mia recensione di questo prodotto, di questa cosa che ho provato. Questo è il libricino. Adesso vi faccio vedere qualche clip che ho registrato. Credo 2 anni fa, 1 anno fa, ormai è passato tanto tempo. Comunque vi faccio vedere le clip dei prodotti, cioè io li chiamo prodotti, ma non sono prodotti, comunque di questi che ho provato. Io ce l'ho ancora, come si chiama? Ho ancora la confezione, ho le confezioni vuote, però vi spiego ogni singolo prodotto, se mi è piaciuto, se è buono e come si prepara. Ho fatto le clip, per cui vi faccio vedere anche le clip. Adesso, queste sono un bel po', le ho messe nel sacchetto così almeno le butto. Vi spiego come, se sono buone e come si preparano, intanto che vi faccio vedere le clip. E poi a fine video proviamo le ultime due, così vediamo se sono da buttare oppure sono ancora buone da assaggiare, e assaggiamo insieme il cappuccino e il frappè al lampone. Allora, prima di iniziare questo video, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, seguirmi su Instagram e un commentino qua sotto se voi avete provato questo brand SoShape e come vi siete trovati, o tantomeno se lo comprate ancora. Io l'ho preso quando Paola Caruso, che è quella che lavora nella Mediaset, nella TV, dove ha sponsorizzato questo SoShape con un codice. Ogni volta vedevo le sue storie su Instagram e dicevo: ma sembra buono, sembra, da come vedo, da come sembra buono, perché non è solo da bere, ma anche da mangiare. Questo in pratica ti aiuta a perdere peso. In pratica. Io vi assicuro che non ho perso peso per queste cose, ma ho perso peso per la mia mentalità di mangiare cose sane. Comunque, dopo vi spiego anche questo. Allora, ho usato il suo codice sconto di Paola Caruso, che non mi ricordo, ma tanto è scaduto, e ho comprato questo kit. Allora, costa un bel po' il kit, adesso non mi ricordo quanto costa, ma credo sui 24, anche di più, 50 euro. Adesso non mi ricordo, più o meno, perché qua non ci sono i prezzi. Costa tanto. Dopo, quando sono passati 1 anno o 2 anni, non hanno più sponsorizzato questo marchio e tantomeno non hanno più sponsorizzato SoShape. Lo sponsorizzano su Facebook ogni tanto, ma vedo che molte influencer o YouTuber non lo sponsorizzano, per cui vabbè, io ve lo faccio vedere e vi faccio la mia recensione, vi faccio capire come mi sono trovata e se sono buoni. Libricino, dentro il libricino ti spiega tutto, praticamente ti spiega il metodo, ti spiega le 6 regole per rimanere in forma, ti dà i consigli e praticamente tutto. Ti dice anche il gusto, i gusti. Diciamo che
è utile questo libricino perché ti aiuta, cioè, a seguire come devi fare. Ad esempio, qua c'è la guida delle temperature, ogni bustina ha la sua temperatura e ti dice se puoi consumare col ghiaccio, mettere dentro il ghiaccio, se puoi mangiarlo freddo, caldo, queste cose qua. E poi vi spiega come fare. Che c'è scritto. Allora, sul bere dovete versare l'acqua fredda o l'acqua calda, dipende di appunto uno di questi due, 350 ml. Poi versate tutta la bustina dentro e ovviamente shakerate con il coso, con questo che non vi ho fatto vedere. Invece per il mangiare, qua c'è il mangiare caldo. Dovete mettere l'acqua che dovrebbe essere, dipende da che cosa. Ad esempio, i maccheroni sono 110 ml di acqua. Mettete l'acqua, mettete dentro la pasta, mettete nel microonde a 700 watt per 4 minuti e 30 secondi e poi mettete la bustina rimanente, che tanto adesso vi farò vedere le clip. E niente, praticamente così è pronto però tanto vi farò vedere nel clip. Se no, c'è quello drenante che metti dentro la frutta, così nel tubicino, questo qua dentro, e poi ci mettete l'acqua. Secondo me questo funziona di più che l'altro, però vabbè. E questo è tutto il libricino che ti spiega su come fare. Allora, iniziamo a farvi vedere qualche clip e a dirvi diciamo, come si preparano. Allora, c'è questo alla torta alle fragole, se non mi sbaglio, questo qua rosso, che ogni volta che dico il nome vi metto la clip così almeno vedete come si prepara e vedete anche il gusto se è buono o no. Per cui, prima clip, torta alla fragola, se non mi sbaglio. Questo qua rosso. Vi lascio la clip. Torta alla fragola. Sa di fragola, ma non è il migliore. Per cui non mi convince, non mi piace, diciamo tanto, sinceramente. Secondo, questo al caramello, ho provato questo, era una confezione intera, comunque. Torta al limone tipo cheesecake, questo qua giallo, vi lascio la clip. Allora, limone cheesecake, che è questo. Praticamente lo sto bevendo. Secondo me si sente il limone, ma non mi fa impazzire, per cui diciamo così così. Non è neanche mezzo perché sa di limone, ma non si sente tanto, cioè non è buono buono da far impazzire, secondo me. Per cui direi che non è tanto eccellente. Ovviamente questo è da bere, non è da mangiare. Pasta alla bolognese, questo qua. Vi faccio vedere nella clip come si prepara e se è buono. Allora, questa è l'ultima portata. E praticamente è alla bolognese, pasta veggie bolognese si chiama. Ed è fatta così. Io ho messo ancora l'acqua per farlo sciogliere, per non farla essere troppo pastosa. Adesso l'assaggiamo e vediamo com'è. Comunque è questa qui, che ovviamente non dà fuoco. E praticamente ha dentro la carne come l'altro al riso.
Allora, c'è qualcosa di crudo che non so di preciso che cos'è. Io direi di mettere ancora un goccio d'acqua perché a me sinceramente non mi piace la crema. C'è la crema, il gusto della carne. La pasta è buona, ma il condimento sinceramente non mi piace, perché la carne ha un sapore stranissimo e diciamo che secondo me fa veramente schifo, in poche parole. Per cui, anche se la fate dura o la fate molle, la carne fa schifo, per cui non ve la consiglio di prendere la carne. Non lo so, a me non piace. La pasta è buona, ma non mi piace il condimento, per cui questa la boccio. Chi è questo qua? Pasta bighè bolognese. Questo è chili con carne, era un po' piccantino, comunque vi faccio vedere la clip. Invece, chili sin carne, non ne parliamo perché questo qua fa proprio schifo, a me non piace. Per cui mi dispiace, ma questo qua lo boccio perché non mi piace. Come sapore, ha un gusto strano, non lo so, è come se dentro la carne hanno ammazzato qualcuno, cioè in poche parole, non so, non so spiegarvelo. Per cui direi che questo è bocciato e non ve lo consiglio perché non mi piace. Ah, cioè, a me non piace. Ha un gusto strano e poi, boh, non lo so, è strano. Questo è il risultato di chilis carne e sinceramente non mi piace. Per cui questo qua non mi piace, il riso con carne è leggermente un po' piccante, ma non è che sia ottimo come pensavo. Risotto allo champignon, vi faccio vedere il risotto allo champignon, la bustina è questa qua. Invece questo qua, risotto champignon ai funghi. Neanche questo. Direi che non mi piace. Poi c'è maccheroni a formaggio, per finire risotto al curry, che è questa bustina oro. Preparazione risotto al curry. Serve 130 ml di acqua. La mettiamo in una ciotola, un piatto. Io ho provato col piatto e poi mettiamo dentro il riso. Lo mettiamo nel microonde. A 130. Per cui, allora, vabbè, io ho messo 4,50, però è 4,30, per cui da 4,30 in poi. Siccome sto a microonde, non riesco a capire come cavolo si usa tutte le volte. Allora, vabbè, comunque aspettiamo. Più o meno io devo aspettare fino a un minuto o qualcosa e posso spegnere.
aspettiamo 4 minuti e 30 e poi mettiamo la bustina, che è praticamente questa qua. Ok, avete visto le clip? Calcolate che il mangiare che avete visto, proprio pasta, risotto, eccetera, non mi convinceva, e tantomeno forse una cosa mi è piaciuta e basta. Tutte le altre facevano schifo, non mi piacevano, e secondo me non è sano mangiare queste cose qua. Secondo me ti fanno male, perché sono polveri, di sicuro mettono anche i conservanti dentro, per cui secondo me è proprio bocciato il mangiare. Il bere, così così. I gusti non mi sono piaciuti, non tutti, forse qualcuno, però è semplice da preparare, come avete visto. Questo è quello dello shake. Qua dentro, allora, con questo mettete la frutta tagliata a pezzettini e poi mettete l'acqua. Dato che non mi serve, poi lo faremo poi più avanti, questo, vedremo se funziona. Invece proviamo il cappuccino e il frappè al lampone. Non so se sono buoni, non so se sono scaduti. Li proviamo insieme e mettiamo, vediamo. Allora, iniziamo a mettere l'acqua dentro. Praticamente 350 ml di acqua, che è qua. Qua c'è i numeri e tu metti dentro l'acqua. Dato che la rocchetta mi fa andare in bagno, io uso questa, così almeno se devo buttare, diciamo, il contenuto, quello che sto facendo, perché non è più buono, almeno so che non ho buttato la rocchetta, che costa un botto. Per cui prima proviamone uno e poi ne proviamo un altro, tanto sono sicura al 100% che li butto. Per cui non mi hanno convinto gli altri, figuriamoci. Ok, 350. Ho messo l'acqua. Allora, il cappuccino, adesso vediamo nel libricino, il cappuccino se va, allora in teoria va bevuto caldo, però, allora, qua il cappuccino dice da bere ben caldo, praticamente riscaldare il microonde, però posso dirvi che è inutile riscaldarlo, perché se poi alla fine la bustina è scaduta e non va bene, cioè è inutile. Per cui proviamolo freddo. Di solito io lo bevo anche freddo il cappuccino, per cui non credo che cambia qualcosa. Poi, se è scaduta, allora l'odore all'inizio si sentiva quando aprivi le confezioni. Con questo si sente un po' bleh. Comunque va messa dentro la bustina tutta. Secondo me sono scadute queste due bustine, perché dopo tanti anni, secondo me, mettiamo la bustina, tutta la bustina dentro. Direi che butterei l'acqua, sprecherei l'acqua. Bustina messa, lo chiudiamo e adesso shakeriamo. Dato che ho, allora, come dicevo prima, all'inizio i gusti si sentivano, questo qua si sente proprio zero, per cui direi che non so se è buono. Adesso shakeriamo un po'. Allora, non voglio commenti con scritto ma se non l'hai messo nel microonde per riscaldarlo è normale che fa schifo. Vi assicuro che non è così. O microonde o non microonde, vi assicuro che se poi la bustina è scaduta è inutile riscaldare l'acqua.
Allora, poi ovviamente cambiano. Fatto, ci vogliono pochi minuti per shakerare. Allora, posso dire che l'odore fa schifo, perché sembra appunto scaduto. Il colore è tipo marrone, così. Assaggiamo, spero che non fa schifo. Non sento niente. Allora, non so più di niente. Si sente tipo un po' di caffè, poco, tipo caffè più o meno. Secondo me è scaduto, perché l'odore è proprio schifoso. Non mi piace. Di sicuro sarà scaduto. Comunque, direi che adesso lo butto e assaggiamo l'altro. Per cui direi che o caldo o non caldo, o il gusto, vi assicuro che si sente davvero la differenza dopo tanti anni che è rimasta lì e non sono riuscita, diciamo, a utilizzarlo, perché gli anni poi passavano, i giorni passavano, i mesi passavano e alla fine non sono riuscita neanche, perché volevo provarlo con voi insieme in questo video, per cui calcolate che anche per quello che non l'ho fatto, però era mio che prima lo usavo. Però vabbè, adesso risciacquo la bottiglia, butto questo, proviamo il frappè al lampone, non mi aspetterei tanto un granché. Ho consumato 350 ml di acqua, bye! Iniziamo bene. Vabbè, tanto la Sant'Anna non mi piace. E niente, proviamo l'altro. Ok, l'ho sciacquato veloce perché tanto alla fine, secondo me neanche quello è buono. E poi si vede anche nella bustina che non so quante volte lo devo dire, ma sì, credo che è scaduto. Allora, riproviamo di nuovo a vedere. Che poi potevo metterne di meno, ma vabbè. Proviamo questa. Che... perché sembra che è gonfia, per cui non mi ricordo se alla fine sono... devono essere gonfie così le bustine, oppure... ti fa capire che la bustina è gonfia, perché io voglio farvi vedere. Questa proprio non si sente niente. Io volevo farvi vedere la polverina dentro che c'è, cioè per farvi capire. Cioè, da lì sembra parmigiano reggiano grattato. Ma non è così, vi assicuro che è meglio il quello parmigiano reggiano che questo. Proviamo, secondo me anche questa è andata a KO. Adesso faccio cadere tutto, mi sto sporcando come non so cosa. Ok, tanto alla fine era da buttare. Per cui o consumarlo così o consumarlo normale, alla fine... niente. Vediamo se questo cambia colore, vediamo se è diverso. Dovrebbe essere rosa, perché ogni bustina cambia il colore. Mischiamo bene anche sopra e sotto. Lo so che questo video sta durando l'eternità, però... ok, basta, avanza. Direi che non riesco più a aprirlo. Ok, ce l'ho fatta. Sembra un altro colore.
Comunque, non è proprio rosa. L'odore si sente leggermente il lampone, per cui questo ve lo posso assicurare. Ho paura di assaggiarlo. Vabbè. Allora, il lampone si sente, però secondo me è scaduto. Questo è bocciato, anche questo. Comunque, non lo so se cambiava molto. Secondo me no, non cambiava niente. Comunque, direi che un assaggino è già anche fin troppo. È meglio che lo chiudo, lo metto via, cioè lo metto via. Lo butto dopo, chiudo l'acqua. Direi che è rimasto proprio qua. No, no. Ok, mi sono conciata dappertutto. Allora, vi dico la mia di questo prodotto, di questo suo shape. Se volete perdere peso, questo non è una cosa da fare. Ve lo dico perché io ho perso più di 7 kg in 4 mesi. Con fatica, con diciamo lentezza, in senso piano piano, un po' alla volta, non di fretta, ma ho perso 7 kg, vi assicuro che ho perso 7 kg, ma non bevendo queste cose, non comprando queste cose, mangiando giusto, mangiando come si deve, muovermi, lavorare tanto, punto. Questo è quello che dovete fare. Non comprate queste cose solo perché volete perdere peso. La mia intenzione quando l'ho comprato non era lo compriamo perché fa perdere peso, no, la mia intenzione era perché ho visto il mangiare, ho visto maccheroni, risotto, allora ho detto ma sembra buono, poi quando sponsorizzano un prodotto che ti fanno finta di dire che bontà, poi quando lo compri e spendi più di 50 euro un pacchetto grande così, che ve l'ho fatto vedere nel video in cui ho comprato questa cosa qua, vi assicuro che non è la realtà. Queste cose vi fanno male, non vi aiutano, lo fanno solo per farvi spendere soldi, per cui non c'è un prodotti che vi fanno perdere peso, tantomeno miracoli. Per cui dovete solo usare la testa, pensare e dire mi metto a dieta, mangio cose giuste, evito pane, pasta, dolci, non mangiare ovviamente tutti i giorni, no, punto. Io sono anche andata da un medico per quello che poi mi è successo, lo sanno chi mi segue, di quello che mi è successo, poi alla fine io sono andata da un medico chirurgico e mi ha spiegato che cosa devo mangiare, mi ha spiegato ovviamente di perdere peso. E ci sto riuscendo, piano piano inizio a recuperare il peso che avevo prima. Ero magra prima, poi vabbè con lo stress eccetera diciamo che sono diventata così. Però 7 kg per me sono tanti e sono riuscita a perdere 7 kg in 4 mesi. Piano piano sto perdendo altri chili in questi mesi, per cui vi assicuro che non è perché questi prodotti aiutano. La mia recensione di questo prodotto è i gusti non mi piacciono. Non è perché io ho sbagliato a farli, non è vero. Perché questo è il procedimento, questo è quello che ho fatto e questo è. Per cui non ditemi perché i procedimenti, li hai sbagliati, eccetera, eccetera. No, sono questi. Non mi piace, infatti da tanti anni che non lo sto più comprando, non lo compro, sia per il gusto che perché sono soldi buttati. E non fanno bene, per cui io non mi sono tanto trovata bene, è un prodotto, poi non è neanche italiano questo prodotto, e l'unica cosa che posso dirvi, che poi proverò più avanti insieme a voi in un prossimo video, userò questo, dove l'ho messo, questo qua, dove metterò la frutta con dentro l'acqua e basta, e vi faccio vedere
quello drenante se funziona. Tutto qua, solo questo vi faccio vedere, che questo forse funziona, ma su altre cose, su questo, i bustini eccetera eccetera, io non ve le consiglio, spendete solo soldi inutilmente. Per cui ascoltate il vostro cervello e fate di testa vostra, nel senso che se volete perdere peso, questo non è modo di perdere peso. Chiuso parentesi, il video finisce qua. Mi raccomando, i commenti brutti, i commenti bla bla bla, ma non sono così, ma non capisci niente, oppure come i soliti commenti idioti che lasciano le persone che non capiscono niente, verranno eliminati, verranno cancellati senza scrivere eccetera eccetera. Detto questo, il video è durato anche fin troppo, fatemi sapere se è stato utile, fatemi sapere se voi avete provato questi prodotti, se vi sono piaciuti, se non vi sono piaciuti, fatemi sapere se volete il video, quello lì del drenante, solo frutta e acqua e basta. Meno male che non comprerò più niente di questi prodotti e di questo marchio. Il migliore secondo me resta Fitvia, migliore naturale al 100%, ve lo straconsiglio, prodotti buoni, gusto buono, tè migliore che ci sia, provate Fitvia. Ho fatto la rima, basta, dopo questo posso chiudere quel video, direi di chiudere che è meglio perché è già durato fin troppo. Poi ho fatto anche la rima, chiudo quel video che faccio prima. Cioè, ma si può che rido io da sola per le battute e tantomeno le rime che faccio? Cioè, ma no, vabbè. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video. Noi ci vediamo al prossimo video, ma chiudo qua. Ciao!